Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto nell'ultimo mese e mezzo, 2 mesi più o meno. Allora, voglio partire con 2 libri che ho intenzione di mostrarvi velocemente, ma vorrei poi farci un video. Ve ne parlerò anche nel wrap up velocemente che uscirà in questi giorni, però vorrei proprio fare un video dedicato a questi libri. Ne sto aspettando altri 2, quindi poi quando li avrò tutti voglio fare proprio una cosa fatta bene. Allora, intanto sono dei libri che mi sono stati inviati in ebook per delle collaborazioni da autori barra autrici e poi questi libri mi sono piaciuti talmente tanto che alla fine ho voluto acquistarli. Mi sono resa conto che dopo averli letti mi è capitato più volte di ripensare a questi libri che avevo appena letto e quindi niente, ho deciso di acquistarli. Allora, intanto, il primo libro è di Alexander Ackerman ed è Il giuramento dell'imperatore. È il primo volume di una saga. Questa saga si va ad intersecare ad un'altra saga di Rosa Davis. Ho acquistato anche il primo libro della sua saga, e appunto si vanno a intersecare un po' come Angel e Buffy. Ogni tanto personaggi di un libro vanno a finire nel libro dell'altro. Spero di essermi spiegata bene. In ogni caso, sono 2 libri che mi sono piaciuti moltissimo. Scritture, e in entrambi i libri vi parlo un po' anche dell'altro, anche se non ce l'ho qua, l'ho ordinato, poi mi arriverà. Scritture molto molto scorrevoli, storie originali, personaggi li ho amati tutti. Qua la protagonista è una bambina, Fallon, che poi diventerà comunque una donna, e quindi la andiamo un po' a seguire nel suo percorso di crescita e del suo demone, che è Caesar. Caesar è un demone appunto che può vedere solo lei e che le va a fare visita solamente nel periodo di Halloween, ma c'è poi tutta una storia, bisogna capire il perché Fallon è legata al mondo dei demoni, perché la cercano, perché è legata così tanto a Caesar. E questo libro mi è piaciuto tantissimo, ho adorato Fallon da morire, e nell'altro libro, che si chiama invece Incatenata agli occhi suoi, che è di Rosa Davis, abbiamo Caesar e Fallon, diciamo più o meno da metà libro, appunto li ritroviamo dentro a Incatenata agli occhi suoi, quindi se l'avete amati tutti e due in questo, sicuramente vi farà piacere leggerli anche nell'altro libro. Nell'altro libro invece, come demone super bono, abbiamo Akuma. Però appunto non ve ne voglio parlare adesso perché ve ne parlerò in un altro video. Sappiate che mi sono piaciuti talmente tanto che, pur avendoli avuti gratis in ebook, li ho voluti comprare in cartaceo, anche perché secondo me è fondamentale anche aiutare e supportare quegli autori o quelle autrici piccolini o emergenti che comunque fanno un buon lavoro, perché questi autori, queste autrici, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Sono stati secondo me anche più bravi di tanti altri scrittori famosi. Nel caso di Rosa e Alexander, secondo me sono stati proprio spettacolari. Mi sono piaciuti tantissimo. Non sono riuscita a trovare dei difetti a questi 2 libri. In quest'altro caso, che adesso vi mostro, si capisce che è un primo libro dell'autrice, ma nonostante questo l'ho amato lo stesso e non ho avuto nessun tipo di difficoltà a leggerlo. La scrittura è stata scorrevolissima e sto parlando di Nefiria, l'Ordine del Fuoco Celeste di Ramona Bocci. Anche questo mi è piaciuto tanto e ho voluto poi prenderlo in cartaceo. Anche questo è il primo volume di una saga, il secondo l'ha già scritto, deve essere pubblicato. Anche qua mi è piaciuto molto, mi sono piaciuti i personaggi, anche qua abbiamo un Bonazzo incredibile, un po', come si dice, un po' tenebroso, ma come anche Caesar e Akuma degli altri 2 libri. E anche qua la storia mi è piaciuta molto. Stiamo parlando qua di come creatura fantastica abbiamo i Nephilim. Mi intorto sempre a dire questa parola, comunque metà angeli e metà umani.
La storia mi è piaciuta molto, ma anche di questo ve ne voglio parlare in un altro video. Per ora, appunto, sappiate che mi è piaciuto. Vi lascio giù nell'info box i link di tutti i libri che vi mostro per andarli ad acquistare su Amazon. Sono link affiliati, a voi non cambia niente, non ci sarà nessun sovrapprezzo sull'ordine che fate, semplicemente io prenderò una piccola percentuale che andrà poi a supportare il mio canale. Allora, detto questo, c'è stato poi un libro che ho già letto e ve ne ho già parlato, è già anche incartato perché come si può vedere qua dietro di me, questa è una delle mie librerie, i libri ho dovuto incartarli tutti, cioè tutti quelli che ho letto, perché c'è un'umidità pazzesca in questa casa e altrimenti quest'umidità mi mangia i libri e quindi niente, devo poi incartarli, quindi casomai vi metto poi la foto della copertina. Sto parlando di Crudele Demon, la mia storia vera. Anche questo libro mi è piaciuto molto, si cambia un po' genere perché qua parliamo di libri middle grade, è la storia della vita di Crudele Demon e il suo punto di vista riguardo al perché è arrivata a rapire poi i dalmata del cartone animato della Carica dei 101. È un libro che mi è piaciuto, che vi consiglio se vi piacciono i libri un po' più da ragazzini. Se avete bisogno di un libro per uscire dal blocco del lettore, se avete poco tempo e volete un libro veloce da leggere, questo secondo me è il libro che fa per voi. Lo consiglio anche se siete un amante della Disney, perché è appunto. È proprio. Poi la copertina è bellissima. In realtà ne sono usciti tanti di questi libri, mi sembra 9, ma in Italia è stato per adesso è stato fatto uscire solamente quello che riguarda Crudele Demon. La Giunti invece ha cambiato la veste a una collana di libri che era già uscita e sto parlando di questa che si va secondo me un pochino ad unire a questa qua di Crudelia Demon e sto parlando di questa serie di libri sempre Disney che si chiama Twisted Tale, spero di averlo pronunciato bene. Io ho acquistato questo perché era in sconto e appunto ha una nuova copertina e si chiama Parte del tuo mondo e questa è la storia di Ariel se non avesse sconfitto Ursula. Ho voluto partire da questo, li ho tutti in wishlist in realtà, però intanto sono voluta partire da questo per vedere appunto com'è la scrittura. Poi ho acquistato delle novità che sono uscite e le ho acquistate appunto subito appena sono uscite in libreria. Sto parlando di Ancora una volta con te, che è edito da Newton. Questo qua, 9,90 il prezzo di copertina, dice sia stato famoso un fenomeno di TikTok. Io non ho TikTok, non credo di farlo perché non è un social che mi piace, però mi sono fatta catturare dalla copertina e quando poi sono andata a leggere la trama mi sembrava interessante. Ho voluto prenderlo. Questo libro l'ha preso anche mia sorella perché io e lei leggiamo tantissimo, ma ognuno si compra i suoi libri perché non lo so, forse non siamo tanto normali. Lei l'ha praticamente finito e ha detto che le sta piacendo molto, anche se è un po' triste, quindi poi vi farò sapere cosa ne penso io. Altra novità che ho preso appena uscita, sono due novità Mondadori. Uno è questo, Le Impure. Copertina bellissima, la storia mi intrigava molto e appunto l'ho preso, non ho mai letto niente di quest'autrice, sono curiosa di vedere com'è questo libro, 19,90 il prezzo di copertina, fatemi sapere se l'avete letto, io non vedo l'ora di iniziare a leggere questo libro, come non vedo l'ora di iniziare a leggere anche quest'altro, che in realtà è una ristampa, perché sto parlando di Wicked. Questo libro qua, che prima aveva questa copertina, mi sembra si chiamava La Strega, Strega, una roba del genere. Io già ai tempi, anni e anni fa, volevo acquistarlo, poi non l'ho preso, alla fine non si trovava più. E quindi, quando poi ho visto che Mondadori avrebbe ristampato questo libro, mi ci sono subito fiondata appena uscito. Ed è appunto un retelling del Mago di Oz. Qua si parla di vita e opera della perfida strega dell'Ovest. Ovviamente il libro è bellissimo, come tutti i libri di Mondadori. Tolta la sovraccoperta, il libro è così. Ed è veramente molto molto bello e appunto vi farò poi sapere com'è. Le pagine sono verdi, bellissimo. Il prezzo di copertina è di 22 euro. Poi ho acquistato anche due libri invece un po' sconosciuti. Uno l'ho già letto, ve ne parlerò nel wrap up del mese di aprile.
che uscirà tra poco, e sto parlando di Fantasmi a Livorno di Ursula Galli. Allora, io sono sempre stata affascinata dalle storie dei fantasmi. In più, qui si parla di Fantasmi a Livorno, quindi io ho dovuto prenderlo. Il prezzo di copertina è 15 euro e qua si sta parlando di una serie di interviste e una serie di racconti tramandati di bocca in bocca dai vari livornesi, appunto, su fantasmi che popolano alcuni posti qua a Livorno. Alcune di queste manifestazioni che ci sono state, credo che tutti i livornesi l'abbiano viste, compresa me. Ci sono state delle cose che sono descritte nel libro che effettivamente ho visto anch'io. Mi è piaciuto leggerlo, è molto scorrevole, carino in alcuni punti. Sono rimasta un attimo con i peli rizzati nella schiena, però mi è piaciuto molto, veramente molto, e se amate le storie di fantasmi ve lo consiglio. Non è un horror ovviamente, però sono quelle cose popolari, appunto tramandate, che a me comunque interessano sempre molto. Altro libro sconosciuto che ho preso, questo è un fantasy, edito You Can Print, Print, 16 euro il prezzo di copertina, autrice Deborah Ferraioli, e sto parlando dell'Anima della Rosa, un librino piccolino che ho preso su IBS. Mi ispirava la copertina, anche se è un po' trash, però mi piaceva, e anche la storia, che da quello che ho capito ci sono delle streghe, e quindi quando metti delle streghe in un libro io subito lo vado a comprare. Un libro piccolino, scritto tra l'altro anche grande, quindi credo si leggerà velocemente. Vi farò poi sapere com'è. Poi ho preso due libri da Risparmio Casa, perché ho scoperto che Risparmio Casa vende i libri a 4 euro, 4,90 l'uno, e quindi mi sono trovata lì mentre facevo la spesa e ho acquistato questi due libri. Allora, questo l'ho preso solamente attirata dalla copertina, non ne avevo mai sentito parlare, sto parlando di Relitto. Il prezzo di copertina era 18 euro ed è questo qua. Appunto l'ho preso, visto che in realtà poi quando sono tornata a casa le recensioni non erano super positive, fatemi sapere se l'avete letto com'è, però boh, non lo so, mi sono lasciata fatta catturare un po' dalla storia e un po' dalla copertina e l'ho preso. L'altro libro in realtà era un po' che lo occhiavo, ma ancora non l'avevo preso, l'avevo un po' messo in fondo alla mia wishlist. Sto parlando di Il cane che aveva perso il suo padrone, edito Newton Compton. Questo qua era 9,90 il prezzo di copertina ed è questo qui. Questo invece è copertina rigida, dentro è così. E ho voluto prenderlo. La storia mi ispirava molto, una storia molto particolare di questo cane che va alla ricerca, da quello che ho capito, del suo padrone attraverso secoli, vari viaggi nel tempo, insomma, cose di questo genere, quindi mi sembrava interessante. Poi ho preso un horror che avevo in wishlist da tantissimo, mi ispirava tantissimo e alla fine l'ho preso. Sto parlando di Horror Store, anche questo mi sembra 19 il prezzo di copertina. È un horror ambientato dentro una specie di Ikea e l'inizio di ogni capitolo è fatto così, con un mobile di questa tipo Ikea. E niente, anche questo voglio leggerlo assolutamente. Mi manca un po' il tempo, ma li leggerò tutti. Poi ho preso un libro su Vinted, anche questo l'ho imbustato purtroppo, vi metterò un po' la foto. Comunque il libro pagato 2 euro, ma come se fosse nuovo. Sto parlando di Intorno al mondo con Tsiamamè. Questo qua è il secondo libro di Tsiamamè. Il primo libro mi era piaciuto moltissimo, mi è piaciuto molto anche il film che era stato tratto dal primo libro. Il secondo non l'avevo mai letto, ma lo volevo da tanto, il problema è che costava 18 euro. E in più il formato di questo libro è diverso da quello di Tsiamamè, cosa che io odio, quindi non l'ho mai comprato, ma quando l'ho trovato a 2 euro su Vinted ho voluto prenderlo. E anche questo lo leggerò a breve, però vorrei rileggere Tsiamamè perché l'ho letto tanti anni fa e non me lo ricordo molto bene. E niente, fatemi sapere se voi l'avete letto, perché da quello che ho capito non tutti sanno che c'è un seguito a quella storia. Poi, altro libro è Il canto di Calliope. Anche questo ce l'avevo in wishlist da un po', da quando è uscito, ma mi sono fatta un po' scoraggiare dal prezzo, avevo tanti libri da leggere, quindi l'ho sempre un po'
rimandato come acquisto fino a quando non ho scoperto che la Feltrinelli nella collana Universale Economica l'ha appunto pubblicato di nuovo, l'ha ripubblicato. E quindi per 11 euro me lo sono preso. Tra l'altro io i libri di questa collana Feltrinelli mi piacciono tantissimo, mi piacciono le copertine, mi piace anche il font perché non è piccolo e in più costano poco, quindi ve lo consiglio. Se appunto avevate anche voi questo libro in wishlist, sappiate che così costa un po' meno. Infine, due libri acquistati in edicola sono quelli della collana I Maestri del Mistero, non me la ricordo mai come si chiama. Comunque ho preso Il Fantasma dell'Opera, questo qua, che non ho mai letto, e Il Ritratto di Dorian Gray, che ho letto praticamente quasi tutto per scuola quando facevo le serali, però mi piacerebbe leggerlo dall'inizio alla fine e con calma, perché non l'ho letto tutto, alcuni capitoli mi mancano, quindi vorrei appunto leggerlo come si deve, e l'ho voluto prendere in questa edizione perché queste edizioni qua secondo me sono belle esteticamente e non costano tantissimo, perché costano 12 euro e sono molto carine, hanno poi la costina così, mi piacciono molto, non so se... No, è troppo in alto, non potete vedere gli altri, però poi messi tutti accanto sono veramente molto carini. Bene, quindi questi sono stati i libri che ho acquistato nell'ultimo periodo. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi libri o se avete qualcosa da consigliarmi, che io sono sempre aperta ai vostri consigli. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!